Buongiorno e buon sabato. Allora, come si può percepire dalla condizione della mia faccia, sono sveglia da poco meno di mezz'ora. Questa è una mattinata molto, molto lenta, solo che adesso devo darmi una mossa per prepararmi. Per prepararmi, devo anche lavare. Cosa c'è da ridere? Devo lavare, scusate, devo lavare anche Nea, anche perché fra un po' dovrebbero venire dei tizi per cambiare i contatori dell'acqua, non lo so, hanno lasciato giù l'avviso. Sembra strano che lo facciano di sabato, dovevano venire 3 giorni fa, però poi, mamma, hanno messo l'annuncio che lui era malato e che quindi sarebbero venuti poi il sabato. Qui, come avete notato, siamo in piena fase urlatrice. Io mi auguro che questa fase duri poco perché davvero, cioè, lo fa la sera, la mattina, il pomeriggio, è da morire. Oh no, non si urla, mamma. Non si urla. Quindi niente, adesso mi vado a dare una sistemata. Insomma, mettiamo in moto questa giornata. Ci vediamo dopo. Siccome è una bella giornata, ho aperto il balcone e subito Willy si è fondato fuori e l'ho lasciato fare. Adesso io sto vedendo che qui si sta sgonfiando. Willy, se per caso tu l'hai bucata, sappi che proprio in diretta YouTube ti faccio passare 2 brutti minuti. Willy, l'hai bucata? L'hai bucata? No, non era così. Che devo fare? Lo mandi in un collegio tedesco? Non credo che posso fare diversamente. Come faccio? Come? Cioè, non so se devo piangere, se devo ridere, se mi devo incazzare. Vabbè. Iniziamo questo sabato. Ecco, con anche l'urlo di sottofondo. Allora, mi sono data una sistemata, finalmente ha un aspetto, diciamo, umano. E niente, io sto ancora aspettando quei signori, anche se ho visto giù un furgone, quindi credo siano loro, anche perché hanno dato una fascia d'orario, quindi è più o meno un'altra mezz'oretta rimane di tempo. E niente, volevo farvi vedere i miei regali della festa della mamma. Domenica è stata la festa della mamma e io ne ho ricevuti 2. Allora, uno è di quel simpaticone. E questo è il suo bigliettino. Ha fatto troppo ridere. E niente, dentro mi ha scritto un pensierino anche a te perché sei la mia mamma e ti miau. E poi baci Willy. E mi ha regalato, aspettate, ve lo faccio vedere. Qua. Un bagnaschiuma. Dovete sapere che quando è stata la festa del papà, Willy ha regalato un bagnaschiuma e quindi insomma, giustamente adesso l'ha regalato anche a me. E tra l'altro l'ho già usato questo. E poi c'è il pezzo grosso che è ovviamente il regalo di Enea, che è in questa scatolina, e mi ha regalato una collana di Swarovski. Aspettate, adesso è al contrario. Faccio vedere, eccola qua.
Sono tre cerchi di tre colori diversi, diciamo oro rosa, argento, oro giallo e poi con un piccolo diamantino al centro. Ed è inciso in tedesco, Mamma ti amo per sempre con te, sempre insieme, per sempre con te. Eccola qua, bella, è stata bella. Ho messo anche la foto su Instagram di come mi sono svegliata. Devo starnutire. Scusate, c'è il... come si chiama in italiano? In tedesco si chiama Hausmeister, è tipo il portiere, diciamo il portiere, che sta tagliando tutta l'erba qui intorno da stamattina, mi prude il naso in una maniera assurda. Dicevo, ho messo la foto su Instagram, di come mi sono svegliata la mattina, è stato bello. E quindi niente, io adesso devo fare questo. Tac. Come sempre il sabato c'è il cambio lenzuola. E poi volevo iniziare a dare una pulita alle finestre. Io ho un attrezzino, diciamo, elettrico, infatti adesso lo vado a mettere sotto carica, anche perché poi pomeriggio, così dopo il riposino di Enea, volevo andare a fare una passeggiata. E quindi vediamo, volevo iniziare a lavarla anche perché, cioè, tutta non ce la faccio perché c'è, cioè, questa casa ha più muri che finestre, quindi poi mi faccio aiutare anche da Daniele, soprattutto per questo tipo, eccole qua, per questo tipo di finestre, le basculanti, perché sono proprio noiose da pulire. E quindi niente, adesso vado, così inizio a fare i letti e vediamo, insomma, se questi signori arrivano o no. A dopo. È indaffaratissimo. Vuole prendere il pallone, non ci riesce. Sono 10 minuti che sta trafficando. Mi sa che si è arreso. Sì, mi prendo il ciuccetto. Che mi rilasso un po'. Una guardatina allo specchio. Niente. Ci ritento. Ma perché me l'hanno messo qui? E niente, ero in diretta su Instagram con Vale di Una Fetta di Paradiso. Se stai guardando, ciao. E a guardare qui il wedding. Reale, ho bruciato il pranzo di Enea. Mannaggia, adesso lo devo rifare di nuovo. E vabbè, ora vediamo se arriva qui sta arrivando forse. Aspettate. Eccola, è arrivata. Vediamo. Perché anche se sarà reale, alla fine quello che frega è soltanto vedere i vestiti e poterli criticare. Tan 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 tan
Oh, mi piace tanto, semplicissima. Bella. Bella. Molto bella. Mi piace, semplice. Ecco. Bello. No, vabbè. Io devo andare a fare il pranzo, che qui sono l'una. Mamma ti ha bruciato il pranzo. Che mamma de ma. Andiamo, 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 andiamo. No, vabbè. Ragazzi, ho la pelle d'oca. E Silenzio di questa cappella niente, i sono matrimoni per noi donne viene rotto soltanto hanno dalle sempre persone un. che fanno da accompagnamento.
sempre qualcosa di troppo romantico. Belli. Adesso vediamo se come quindi è esattamente quello che È avevamo arrivato il detto suocero. ieri, ti giuro, nell'evento. Maronna mia. C'è stato un momento di tranquillità No, lui è e emozionatissimo. dopo. Però sapete che non. Non è che li vedo come una coppia. Vabbè che non è che li ho seguiti tanto alla fine. Però. Vai, Carlo! Eccoli! Sotto braccio, ecco, questo è il momento Giuseppe commentato che si è conclusa. Il principe Carlo ha consegnato la Che dici concessione, tu? Vabbè, Meghan ha dai, ricevuto lo andiamo. sposo. Nessuna opinione sul Ecco fatto la che prova abbia del avuto un misfatto. rapporto con il principe Carlo. Mannaggia. Secondo te se Qui qualcuno ha sonno. Che fai con quei piedini? Che fai? Andiamo a fare la nanna? Andiamo? Dai, su. Sì, non ti arrabbiare. Andiamo. Andiamo, fai ciao ciao. Fai ciao ciao. Quelle. Tu oggi vuoi passare un brutto quarto d'ora, eh? Fai ciao ciao. Dai, fai ciao ciao, mamma. Ciao ciao. Niente, niente, nessun ciao ciao. Oggi, ecco, forse non ti vedo così. Dai, ciao ciao. Intanto che Nea fa il suo riposino, io sistemo qui tutto il macello che mi ha lasciato. Aspettate, eh? Ecco. Fortuna che è uno solo. Sono stati di più, ma senza dimenticarci. Ho anche quello. Allora, anche se il tempo è cambiato, volevo lo stesso dare una pulita alle finestre, quantomeno a queste qui principali, e volevo farvi vedere l'attrezzo che uso io. Scusate, guardo di là, ma Nea si è svegliata ed è sul divano ed è ultimamente un po' movimentato. Allora, il primo pezzo è questo, che è un normale, diciamo, spruzzino, però corredato di questo qua. Nel set ci sono due pannetti di questi qua in microfibra e io dentro ho messo un po' d'acqua e un po' di detersivo, non il solito per i vetri, perché siccome appunto ha piovuto terra, quindi i vetri sono un po', insomma, necessitano di essere puliti, preferisco utilizzare un po' di detersivo. Quindi la prima parte è con questa. Vedere, praticamente voi spruzzate da qui quanta acqua vi serve e tramite questo voi riuscite a pulire e a togliere tutte le eventuali macchie.
Allora, poi, dopo aver passato questo, è il turno di questo qui. Questo è il vero, diciamo, apparecchio motore. Si ricarica la presa di corrente, io l'ho già caricato. Si mette un pochettino d'acqua qui nel distributore, anche qui c'è questa spazzola, e la si passa sul vetro, e il vetro, insomma, toglie tutta l'acqua e lo asciuga, quindi non bisogna stare lì a strofinare, strofinare per far asciugare il vetro. Ci pensa direttamente lui. Si preme da qua, ed eccolo. Allora, sì, credo che si veda abbastanza bene. Come vedete, il vetro è pulitissimo e non ci sono, insomma, macchie o aloni. Nel frattempo, ammirate quella. Ancora non ci posso pensare. Ok, proseguiamo. Allora, io ho il mio cosino qui, che non so come si chiama, l'ho comprato in un supermercato sempre qui in Germania, che si chiama Aldi, ed è di questa marca qua, Easy Home, e mi sembra di averlo pagato 19,99, però l'ho comprato, non mi ricordo se è l'anno scorso o 2 anni fa. Comunque, e niente, questo qui comodissimo, sai, voglio dire, lavare i vetri è sempre una palla, intendiamoci, però aiuta tanto. E niente. I giochi tranquilli sono questi. Che stai combinando? Che modo di giocare è? Allora, come tradizione vuole, io vi devo mostrare una cosa che ho comprato. Allora, per chi non lo sapesse, io sono una grande, lo ero una volta, adesso ho il tempo un po' meno, però ero una grande lettrice e quindi i libri mi sono sempre piaciuti e ho piacere a trasmettere e insegnare questa cosa anche ad Enea e quindi da quando ancora era più piccolino, che l'ho avvicinato ai libri e ho notato che effettivamente questa cosa a lui garba. E quindi niente, bisogna no, prendere la palla al balzo quando si vede che i bambini sono interessati ai libri. E quindi ho iniziato l'altro giorno, ho fatto un ordine su Amazon per prendergli altri. Aspettate, non ridere.
Beh, vai. Stai un po' qua, dai. Niente, sa. Rotolando, rotolando, è arrivata al bordo del divano. Dicevo, ho ordinato via Amazon un paio di libricini per lui. Un paio sono in tedesco e poi ne ho preso uno in italiano, ma non è che c'è roba da leggere. Ma sono rimasta talmente male, anche se poi il libro in sé mi piace, però ero in dubbio se mandarlo indietro. Però vabbè, alla fine, visto comunque nell'insieme mi piace, ho deciso di tenerlo. Ora vi faccio vedere. Allora, il libro è questo qui. L'Uccellino fa, tra l'altro, di questa edizione Baba Libri, sì, Baba Libri, che è famosissima. E questo libro aveva tantissime recensioni su Amazon, bellissimo, non deve mancare nella libreria di ogni bambino, mio figlio lo adora, l'ho regalato a tutti i miei figli, a tutti i miei nipoti, bla bla bla, insomma, un elogio. Allorché mi sono decisa e l'ho comprato. Praticamente il libro come è fatto? Niente, è semplicissimo, ci sono disegni elementari e a questi disegni bisogna associare insomma un suono. Quindi la mosca fa zzz, il serpente zzz, l'ape bzz, insomma le campane dindon ed è abbastanza corposo. Se non fosse per alcuni cose che sono stati scritti, che cioè, io dico, cioè, chi li ha pensati? Vedete, l'asino, oh, vabbè. La terza pagina è questa. La pistola fa bang. Cioè, che appena l'ho vista sono rimasta così, ho detto scusa, perché mi hai messo la pistola fa bang? Cioè, boh, vabbè. Sono andata avanti, questo fa così, questo fa così. Vabbè, poi insomma, aspettate, che lo devo trovare. Allora. Poi c'è questo qui. La mamma fa le coccole. Voi direte, quindi? È giusto. Sì, però c'è anche poi la versione papà. Il papà fa shh. Perché fare un'immagine così brutta di un papà? Cioè, a me non è piaciuta. Poi c'è. Aspettate, eh. Ce ne sono altri due. Ah, questo è il top. Lo schiaffo fa ciaff. Eh? Ma chi l'ha scritto questa Tata Lucia? No. Vabbè, magari Tata Lucia. No, no, poverina. Aspettate. Ah, poi qua dice: la lumaca non fa niente, ma muove, che muove, ma muove piano piano le antenne. Sì. Ok, la lumaca non fa niente, però poi qui mi metti. Il biberon fa il biberon fa qualcosa? Ok. Poi faccio vedere le ultime. Gli spinaci fanno bleh. Cioè, a parte che voglio dire, questo qui è un libricino per bambini proprio piccoli piccoli, no? Cioè, perché io dovrei insegnare a mio figlio che gli spinaci fanno bleh? Cioè, ora, ok, se lui non sa leggere, quando ci sarà questa pagina, gli spinaci fanno come nel biberon, insomma, alcune pagine magari le incollo, tipo questa qui della pistola che a me non piace proprio, la incollerò e via. Però niente, ci sono rimasta un po' male. Tra l'altro, il libro ho pagato 12 euro e rotti. Ma vabbè, sono strana io? Ma non credo. Cioè, a me non piace. Poi perché mettere questa? No? Perché ho lavato due finestre. Semplice. Cioè, avete visto stamattina com'era il tempo, no? Meglio che non le lavo. No, non conviene. Fuori sta ancora piovendo, sono già le. Che sono? Sono le 19. Stasera vi saluto un po' prima. Niente, oggi è stata una giornata un po' così, non ho fatto niente di che. Tra l'altro i tizi del contatore non sono venuti. Questa cosa mi ha disturbato non poco. Perché non ho capito, non, vabbè, comunque. Niente, io come sempre vi lascio una buona serata o una buona domenica. Niente, se vi fa piacere ci vediamo la prossima volta. Un bacione e ciao!
sentire.